di recente ospite di Io e Te, il programma condotto da Pierluigi Diaco, è stata la bella, brava e simpatica Jo Squillo. Ci sarebbe stata una lite in diretta proprio con il conduttore Pierluigi Diaco. I fan sarebbero rimasti allibiti. E cosa è accaduto? In pratica, Jo avrebbe esordito regalando una torta vegana a Pierluigi Diaco, il conduttore, per il compleanno, parlando della sua vita senza carne e derivati a livello animale. Il conduttore quindi avrebbe detto: rispetto il tuo pensiero, Joe, ma non lo condivido, non sopporto i vegani che fanno una lezioncina sul mangiare. La cantante avrebbe parlato nelle sue dirette su Instagram durante il blocco votare e ha recitato alcuni degli slogan simbolo degli show social. Il conduttore però non avrebbe apprezzato la velocità con cui Joe avrebbe ripetuto gli slogan. Così avrebbe detto: datti una calmata. L'artista avrebbe ricordato in lacrime la morte dei suoi genitori poco prima dell'ingresso all'Isola dei Famosi. E Diaco avrebbe detto: il dolore bisogna viverlo, non fingere che vada tutto bene davanti alle telecamere. Chi ha dato notizia della morte poi alla stampa? Il conduttore quindi ha chiesto a Katia Ricciarelli, presente in studio, cosa facesse negli anni 80 quando Joe esplodeva come cantante. E la risposta di Katia è stata: cantavamo nei più grandi teatri internazionali davanti a principi e principesse, ma niente di che. E poi la stessa domanda è stata rivolta a Joe: e tu cosa facevi? Tanti commenti su Twitter immediati, ma perché la tratta così, si sarebbero chiesti molti a proposito di Diaco. Insomma, ci sarebbe stata una lite, uno scontro in diretta TV tra Diaco e Jo Squillo. Questo dunque sarebbe quanto. Grazie per l'ascolto, per la visione. Iscrivetevi, commentate. Un saluto da Leandro, narrato italiano.